Salve la gente Vigiupi e bentornati su Subnautica. Dietro questa porta vi aspetta la mia base in creative. Siete pronti? Entriamo! Tadam! Qui c'è l'acquario dove ho messo i miei amichini. Di qua si va per la mia stanzetta da lettino. Neanche rimodernare. Non posso dormire, ovviamente, perché non sono stanco. Qui dovete scegliere voi cosa mettere. Invece qui si sale, si scende, però lì non ho ancora messo le scale. Appena ci sarò, sì, lo farò, non mi preoccupo. Qui non l'ho fatto off camera perché lo volevo concludere con voi. Dobbiamo metterci dentro casa. A fare così. No, mannaggia la miseria. Scendi. Uffa. Oh, tanta pace, è difficile con queste scale a pioppi. Ma perché salgo? Non bastava una scala, ne faccio tre. Peppino il migliore. Non vedete? Qui pure mancano le squalette. Di là si va fino alla fine dei tempi. Ma no? Che strano, ho fatto 3 milioni di scale. Ma bo. E che bello. Credo. Vedo anzi un mio occhietto. Serve nel giorno. Oppure il mio occhietto mi sta mentendo. Non so decidermi. Dovete suggerirmi voi nei commenti. No, non mi stavo sbagliando. Sta venendo giorno, quindi scendi. Prima che si fa tardi, portellino, non lo faccio, me lo rifaccio, non mi importa. Giusto. Qui ora ci vorrà questo tipaccio che mi dovrebbe aiutare, vediamo un po'. Bravissimo cucciolotto. E ho sbagliato. Dovrei fare tipo una, ecco, e mo fare questo. Ok, tanta pace.
Cosa ho fatto? Scusatemi, ma cosa ho fatto? Email, polizia! Arrestate quest'uomo. Vedete, ha fatto la linguaccia. Pure ha detto... ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Atta! 3 milioni di anni dopo, Peppino era super contento! Tento! Era contento perché è riuscito a fare una dannata sulla scanner. Scanner. E ci avrebbe mentuto un decennio per arrivare al portello che aveva già fatto. Quindi aveva fatto una. Oh. Andò dentro. E corse nella sua sala scanner. Vide nella videocamera. Come se la stava cavandola fuori, cavando qua là fuori. Perché? Come si fa a uscirne? Ah, ok. Vediamo se mi posso vedere. Ora arriva la prova del 9. Riuscirò a vedermi dalla fotocamera? Lo scopriremo adesso. No, ho sbagliato. Mi volete spiegare perché i pesci adorano stendersi sulla mia base? Poi io mo ti blocco questo fucilozzo e ti ammazzo. O che volete? Mo scappi. Certo, perché il campo energetico è durato un cavolo. Speriamo che durerà un po' di più. Uffa, sti stalker. Oh, perché è andato fuori dalla sua zona? Vai a fare un bagno. È uscito dalla sua zona. Oh, zona proibita questa. Perché altrimenti io ti faccio male. Bam, 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 bam. Oh, ti sei scocciato? Sei scocciato. Sei scocciato. Ora andiamo a vederci. Sono qui e vediamo. Oh no! Oh no! Volevo vedermi. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, mannaggia. Uffa. Esco. No! No, mamma! No! No! Mio figlio è in pericolo! Mamma, sta arrivando! Se ne sono pigliata! Mi hanno pigliato il figlio! Uffa! Hanno rubato mio figlio! Camera 1! Spostando? No! Eccola mia figlia! Puzza! Brutti stalker di cacca, l'hanno presa! Ci avete pure la seconda. Ma ridammi mio figlio. Ecco. L'hai mollato?
Il mio figliolo. Dov'è il mio figlio? Eccola. Camera 2, ma a me interessa camera 1. Finita. Ah, eccola. Camera 1. Mamma mia, non me l'aspettavo. Vabbè, camera. La videocamera è salva. Se l'erano pigliate gli stalker. La credevano come un loro figlio, ma è mio figlio questa telecamera. Me l'hanno rubata. Tipo come stanno cavando le mie uova. Bene. Questi uovi di creatura che io... Guarda, non so il nome. Se stanno schiudendo. Speriamo che non siano dei stalker. O io li ammazzo a metà. Se sono degli stalker, li ammazzo. Io non voglio rapitori. I miei pesci preferiti in casa. In casa. Lì, qui c'ho mio figlio e tutto bene. Mio figlio sta bene, non è morto. Sta con noi a posto, posto, cuccio, cuccia. E mo arriva il tempestuccio. Devo fare questa. Che sarebbe l'oggetto più grande che io ho mai visto. Tu cancellati, non ti ho chiesto la tua opinione. Devo farlo di qua. La camera 2 è stata presa? No. Ok. Camera 2 resta un grembo. Ma perché mi dovete affiancare alla mia base? Vi piace? Ve la vendo? Ve la vendo. Dai. Oh! Oh yeah! Buè. Perché non c'è energia? Boh, raga, perché non c'è energia? Prendiamo un attrezzo tipo adattatore. Che dai, stiamo imbarcando acqua! Perché è tutto spento? Ehi! Forse per questo. No! Si parla con questo? Riparati! Le falle! Sono queste qua che mi imbarcano acqua! Le vedo pure di qua! No, nella mia sala scanner? Non la vedo! Dov'è? Dov'è la falle? Perché? No, ma io non sto bene senza energia. No! Ti prego, no! Ma che è successo? Forse su ci daranno delle risposte valide. No! Stiamo imbarcando acqua. Ma perché? Dove sono le falle? Ho capito, ci sono falle, ma non so dove. Raga. Raga. Imbarchiamo tantissima acqua. Poco affonderemo. Qua sono arrivati pure i pesci. Se io salgo... Vedete, qua c'è tutta acqua. Però mo non lo so, vedete, sto scendendo. Ah, ma è qua. C'è una falla del vetro. Ci sono le falle nei vetri? Oh no! Le falle nei vetri, no!
Cavolo, ma allora perché c'è ancora... Ci sono altre falle. Forse... Qui sotto... Qui non c'è un osservatorio. Forse qui. Ma chi me l'ha fatte ste rotture? Ok, ora sono nei pasticci. Perché? Dov'è la falla? Io non la vedo. Forse qui. Poi ragazzi, non so, ma... Imbarchiamo acqua. Non lo so perché. Ho lasciato qualcosa che è andato storto. Qui non c'è nulla. Cavolo raga, ma no, ma no. Qua c'è qualcosa che non va. Perché c'è l'acqua? Pure qui c'è l'acqua. Come mai? Forse ho capito come rimediare. Abbiamo sistemato, credo, tutte le falle. Credo che ci vogliono questi. Stava ripristinando. Credo che con questi. Questi risolvano la situazione. Speriamo, perché io non posso vivere qua. Mannaggia, ma che è successo? Perché? Poi è troppo grande? Stava togliendo. Perché? Perché c'è tutta quest'acqua? No, abbiamo più rinforzi, non so cosa. Come se qualcosa mi abbia attaccato. Te però si sta sempre più ristabilizzando. Qui prima non c'era così tanta acqua. Ok. Forse dobbiamo rinforzare. Ho capito. La sala scanner. Forse è troppo. Demoliamola. Mettiamoci i tubi. Speriamo che qualcosa cambi. No, altrimenti, raga, abbiamo concluso qua. La fine della base. Forse la sala scanner era quella là. Quella cosa che mi dava fastidio. Giusto? No, non era lei. E ora pure l'ho levata. Idiota. Non lo sapevo. Non sapevo che poteva succedere una cosa del genere. Lì però ho tolto tutta l'acqua. Qui invece devo rinforzarmi. Vedete però si sta sempre levando di più, forse nelle zone d'acqua dobbiamo levare l'acqua. Forse perché è troppo. Congratulazioni. Sopravvissuto. Ah, hai superato il tuo quiz. I dati indicano che il nuoto è stata la tua attività. Ma era Cortana. Guarda là sotto. Ma qua è tutto acqua. Voglio rinforzare, ma che è successo, Cortana, mi puoi dire cosa è successo?
Qualcosa agli osservatori. Prego, veniamo a controllare. Ma dimmi, cosa c'è che non va? No, 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 no. Questo non è la fine. Guardate qua! Mannaggia, ma che è successo? L'acqua ha conquistato il tutto. Oh, cavolo. E mo come facciamo? Forse è stato un Leviathan, un Reaper Leviathan, ha attaccato la mia base. Non lo so. I Reaper non possono oltrepassare la loro zona. Oh cavolo. Vabbè ragazzi, credo che troverò una risposta nel prossimo episodio. E allora... noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao. Ah, scusatemi. Comunque volevo dirvi solo che questa frase è dedicata a voi. Non pensavo che fosse successa, che poteva succedere una cosa del genere. Ma è successa. E... cercherò di trovare un rimedio, ve lo prometto. Promessa di squalo, ok? Vi prometto che troverò una soluzione, ok? Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!